Carissimi utenti, benvenuti a tutti. Oggi ci troviamo allo stadio comunale di Grotta Minarda. Dopo l'acuto contro il Bisaccia, Grecia è prontissima per replicare. Oggi infatti i ragazzi dovranno affrontare la decima giornata, quella della famigerata emergenza neve. Purtroppo l'orario ci lascia molto perplessi perché ci ha creato molti grattacapi, non solo a noi ma anche a svariate società. Oggi il mister dovrà essere capace di improvvisare, perché le presenze oggi sono proprio al minimo sindacale. Oggi affronteremo la Gravitazionale, un'ottima squadra, sta facendo davvero un ottimo campionato, è terza in classifica e quindi ragazzi massima concentrazione. Passiamo alle divise: Greci che si presenta con la divisa di casa bianco e celeste, invece la Gravitazionale si presenta con la divisa rossa e gialla. Tra qualche istante l'arbitro fischierà il calcio d'inizio e come dico sempre, facciamoci foggia e giochiamo a 20.000 megatoni e soprattutto giochiamo col crimine. Ecco che Luca si sta prestando a battere un calcio di punizione. Attenzione, è tutto pronto? Attenzione! Occhio! Nicola ci va di testa! Nulla di fatto. Ecco che Marco si sta prestando a battere un calcio di punizione. Attenzione! Occhio! Nulla di fatto. Ecco che il numero 11 si sta prestando a battere un calcio di punizione. Attenzione, concentrate ragazzi! Mi raccomando! Attenzione! Occhio! E Alfredone la prende senza problemi. Ecco che la Gravitazionale sta cercando di ripartire. Attenzione all'otto, sta temporeggiando. Attenzione, tieni il tiro da fuori. Alfredo, Alfredone, che cosa fai? Ecco che la Gravitazionale riparte dal proprio portiere. Lancio lungo davanti. Attenzione, giocata di fino. Pallone vagante, attenzione ragazzi, qualche modo la controlla, cambia gioco sulla fascia, il numero 3 la stoppa, la controlla, si gira, sta cercando un varco però non lo trova, si gira, l'appoggia al compagno che a sua volta anche lui è marcatissimo, attenzione, tende il tiro e fortunatamente nulla di fatto. Ecco che Cristian recupera un pallone, l'appoggia per Luca che si gira, la controlla, a sua volta scambia per Michele, Michele scambia per Giuseppe, vai Giuseppe, vai Giuseppe, credici, attenzione. Nulla di fatto. Ecco che Giuseppe si sta prestando a battere un calcio d'angolo. Attenzione ragazzi, attenzione. Occhio, vai Nico. Rossi c'è, Rossi c'è. E Nico timbra il suo primo sigillo. Buona ragazzi. Ecco che il numero 2 recupera un pallone, la stoppa, la controlla, tende la botta da fuori. Fortunatamente va fuori. Ecco che Luca si sta preparando per un calcio di punizione. Attenzione ragazzi, concentrati, ci aspetta solo il fischio dell'arbitro. Attenzione, occhio, ci va Ligi. Ma il direttore di gara segnala un fuorigioco. C'è un pallone vagante, però Giuseppe la recupera, passaggio lungo per Ligi, che tutto sommato la passa a Cristian, che Cristian a sua volta la passa a Marco. Vai Marco, credici Marco, avanza, avanza, attenzione, si allunga la palla, tende la botta da fuori, purtroppo nulla di fatto. Si riparte da Alfredo, lancio lungo, occhio, Nicola ci prova di testa e non ci arriva, arriva Marco, pallone vagante, il difensore spazza via e il portiere la prende senza problemi. Ecco che Enzo si sta prestando a battere una rimessa laterale, l'appoggia per Michele, vai Michele, credici Michele, attenzione, occhio, nulla di fatto. Ecco che la Gravitazionale si sta preparando per un calcio d'angolo, attenzione occhio, ma il direttore di gara segnala una carica al portiere. Ecco che la Gravitazionale si sta prestando a battere un calcio di punizione, l'appoggia per il 5, il 5 tenta un lancio lungo per il 9, attenzione, occhio, Alfredone, e Alfredo la prende senza problemi. Ecco che la Gravitazionale si sta prestando a battere un calcio d'angolo, attenzione, occhio, occhio, attenzione, mamma mia, che miracolo di Alfredone. Ecco che la Gravitazionale si sta preparando per un calcio d'angolo, attenzione, occhio, non ci arriva nessuno, pallone che va sulla fascia, poi il numero 5 la recupera, cerca di stopparlo in qualche maniera, la lancia davanti, attenzione Alfredo, occhio, e Alfredo la prende in qualche modo, e
Ecco che Nigi si sta preparando per un calcio di punizione. Attenzione! Occio! Nicola che ci va di testa! Vai Michele! Vai Michele! Credici Michele! Attenzione! Occio! Non è possibile, ragazzi, di pochissimo! Stiamo salendo con Enzo! Stai espatriando sulla fascia! Vai Enzo! Vai Enzo! Credici Enzo! Tenta il numero! In qualche modo la protegge! Si gira! Lo scambio per Niki, che a sua volta ricambia! Enzo si guarda intorno, cerca di avanzare! Cross per Niki! Ma il direttore di gara segnala un fuorigioco. Ecco che si riparte da Alfredo, lancio lungo. Pallone vagante, arriva il numero 10, in qualche modo la scalcia. Arriva Niki che prova a controllarla, la gestisce, tira. Nulla di fatto. Ecco che Giuseppe si sta preparando per un calcio d'angolo. L'appoggia per Enzo. Enzo, la chiosa in mezzo. Occio! Nulla di fatto. Ecco che il 3 avanza. Attenzione, tenta il numero. Occio, tenta un altro numero. E Marco, vai Marco, tenta il numero. Ecco che Chris recupera un pallone. Lancio davanti per Niki, di testa. Pallone vagante, però Niki la recupera. Vai Niki, credici, tira. Grandissimo gol di Niki e timbra il suo terzo sigillo stagionale. Nonostante che oggi Niki va più zoppo del Dr. House, oggi Niki sta facendo una prestazione magistrale e il Grecia raddoppia. Buona ragazzi! Ecco che Nico recupera un pallone, l'appoggio per Giuseppe, che stavolta lo scambia per Michele. Michele si gira, cambia gioco sulla fascia per Niki. Vai Niki, avanza, vede Nico, che si mezzo. Ma il direttore di gara segnala un fuorigioco. Tra qualche istante la gravitazionale si presterà a battere un calcio d'angolo. Mi raccomando ragazzi, mi raccomando, attenzione, occhio, nulla di fatto. Tra qualche istante l'arbitro fischierà la fine del primo tempo. Abbiamo fatto un primo tempo eccezionale ragazzi, meglio di così non si può fare, veramente ragazzi, abbiamo giocato come fosse una finale. Complimenti a tutti ragazzi, auguriamoci che nel secondo tempo continuate così. Tra qualche istante l'arbitro fischierà l'inizio del secondo tempo. Ecco che la gravitazionale si sta prestando a battere una rimessa laterale. Attenzione all'otto, non gli date spazio. Attenzione, Alfredone. E Alfredone la prende senza problemi. Ecco che la gravitazionale sta salendo col numero 2. L'appoggia al 5, che a sua volta la scambia per l'otto. Attenzione ragazzi, tenetelo, tenetelo. Attenzione, tenete il tiro. Alfredone c'è. Ecco che Christ si sta prestando a battere una rimessa laterale. Concentrati ragazzi, attenzione, occhio per Nicola che la stoppa in qualche modo, cerca di controllarla, cerca di buttarla in mezzo, ma il portiere intuisce tutto. Ecco che Cingo si sta prestando a battere una rimessa laterale, appoggia al numero 8 che la controlla, si gira, l'appoggia per il compagno, teneteli, tenete il tiro, fortunatamente va fuori. Occhio ragazzi, al numero 8 recupera un pallone, tenete il tiro da fuori. Fortunatamente va fuori. Ecco che la gravitazionale recupera un pallone, tenta un lancio lungo davanti, fortunatamente diritto sulle mani di Alfredone. Ecco che la gravitazionale si sta preparando per un calcio d'angolo. Attenzione, occhio, e Cristian calcia via. Ecco che la gravitazionale sta salendo col numero 9. Attenzione ragazzi, tenetelo, tenta il tiro. Mamma mia che brivido ragazzi. Ecco che il numero 4 è pronto per una rimessa laterale. Appoggia al compagno, spazza via. L'otto intercetta, la stoppa, la controlla. Sta temporeggiando. La passa al 2, cross in mezzo. Nulla di fatto. Occhio ragazzi, il numero 10 recupera un pallone, tenta il tiro. Alfredone, Alfredo, che cosa fai? Ecco che la gravitazionale si sta preparando per un calcio d'angolo. Attenzione! Occhio!
Fortunatamente non ci va nessuno. Ecco che il numero 4 si sta prestando a battere in mezzo laterale dal 5, che sua volta riscalda per 4, cross in mezzo, e Alfredone la prende senza problemi. Ecco che Edo si sta prestando a battere una rimessa laterale molto lunga per Michele, che lancia davanti verso Marco. Vai Marco, vai Marco. Purtroppo il portiere capisce tutto. Ecco che la gravitazionale si sta proponendo davanti. Attenzione ragazzi, attenzione. Tenetelo, tenetelo un rimpallo. La passa all'indietro. Lancia lungo davanti. E Nigi ci mette una pezza. Ecco che la gravitazionale si sta prestando per un calcio di punizione. Mi raccomando ragazzi, concentrati. Attenzione! Occhio! Fortunatamente va fuori. Ecco che il numero 3 recupera un pallone, l'appoggia al compagno, avanza, avanza. Tende il tiro da fuori. Fortunatamente nulla di fatto. Ecco che il numero 8 si sta prestando a battere un calcio di punizione. Attenzione ragazzi! Mi raccomando! Occhio! E Alfredone la prende senza problemi. Ecco che il numero 5 si sta prestando a battere un calcio di punizione. Mi raccomando, attenzione, Occio ci va di testa. Attenzione al 3, tira. Mamma mia che brivido ragazzi. Ecco che Nico recupera un pallone, arriva Luca che gli dà una mano. Passaggio all'indietro per Cristo che la lancia davanti verso Marco. Arriva anche Michele che la lancia davanti. Vai Niki, vai Niki, credici Niki, credici, dai, tira Occio. Nulla di fatto. Occhio raga, che il numero 8 si sta preparando a battere un calcio di punizione da posizione molto pericolosa. Attenzione, Occhio. Mamma mia che gol, cos'è un cecchino? Purtroppo ragazzi, il Greci subisce gol. Vai Enzo, tenta il numero. Ecco che il numero 5 si sta preparando per un calcio di punizione. Attenzione ragazzi, concentrate. Attenzione, Occhio. E Alfredone la prende senza problemi. Ecco che Niki recupera un pallone, la passa per Nico, che cambia gioco sulla fascia per Loris. Si gira, la controlla, sta temporeggiando, aspetta che Enzo sale, gliela dà. Vai Enzo, sta salendo. Attenzione, cross per Niki. Grandissimo gol di Niki e timbra il suo 4° sigillo stagionale. Adesso la partita si può dire che è chiusa. Ucci Ucci, essendo odore di Tarancucci. Incredibile, anche il mister si è buttato nella mischia. Occhio raga, che il numero 9 recupera la palla. Tenta il tiro, Occhio. Alfredo la prende, però ha una piccola indecisione. Tra qualche istante l'arbitro fischierà la fine della partita. Oggi ragazzi abbiamo fatto una partita perfetta. Tra uomini contati e uomini proprio con la salute, non stavano proprio al top. È assurda la prestazione che abbiamo fatto, è veramente assurda. E abbiamo concesso un po' troppo nel secondo tempo, ma quello ci sta quando la fatica si fa sentire, è difficile da gestire. Ragazzi, spero che questo video vi è piaciuto e ci vediamo alla prossima. Hola!